Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio, insieme a me c'è Antimo. Ciao Antimo. Ciao Fabri, ciao a tutti. Allora, abbiamo fatto un po' di prove ultimamente, in cui ci siamo ritrovati in delle situazioni abbastanza particolari per quanto riguarda i sorpassi. Allora, oggi voglio proporvi un overlay per Simab, fantastico. Ringrazio tantissimo Alessandro Forte, il mio carissimo amico, perché mi ha segnalato questa applicazione. Allora, come vedete, questo overlay più che applicazione, come vedete in alto a sinistra avete una mappa interattiva e accanto al mio nome, Miceli, vedete c'è un pallino rosso dove al centro è indicata la mia macchina e quella in bianco è il radar appunto dove si vede Antimo. Perché abbiamo tanti problemi per quanto riguarda appunto la gestione dei sorpassi. Allora, con Antimo cerchiamo di andare un pelino più veloce e vediamo l'utilità di questo radar. Vai Antimo, vai. Come vedete è indicato molto bene dove si trova Antimo. Proverò a stuprarlo. Vai Antimo, lasciami passare. Ok, alza il piede. Adesso Antimo devi provare assolutamente a superarmi quando puoi. Così io vedo l'affiancamento di Antimo e in base a dove è affiancato gli lascio lo spazio o meno. E quindi un problema in meno. Ci sei Antimo? Aspetta che alzo il piede. Ok, un problema in meno da gestire per quanto riguarda ma io non sapevo dov'era, eccetera eccetera. Quindi questo è un overlay che tutti dovrebbero avere per evitare tanti problemi. Così vediamo la gestione. Vediamo Antimo, dai, forza Antimo, dai. 100 metri, staccata lungo il Fabris. Qua anche lui, però qua serve anche per vedere, sta arrivando la macchina e quindi di conseguenza rientro safe. Forza Antimo, vieni. Vediamo, non lo vedo più, sta arrivando, non è affiancato in questo momento. Attenzione, adesso lui si ha lo stesso radar che fa, non chiude e si riparte. Una specie di elicorsa che avevamo su assetto corsa che non dava questi, anche assetto corsa non aveva appunto le indicazioni del radar e quindi Simab ci viene in aiuto. Ci sono delle applicazioni bellissime, degli overlay bellissimi e questo per me è uno essenziale. Non è assolutamente, diciamo, invasivo, non dà fastidio e oltretutto con un colpo d'occhio sappiamo dove è l'avversario. Eccolo qua, entra dentro, quindi lascio lo spazio anche per una questione di sicurezza. Lui ha la stessa cosa, sa che sono alla sua sinistra. Mamma mia, l'adrenalina della gara, siamo appaiati, attenzione, vediamo. Ho il diritto di traiettoria perché alza il piede Antimo come un gentleman, un fair play innato in Antimo. Eccolo qua, adesso però si sta mettendo in scia, vediamo se ne ha per andare a prendere. Bello affiancato, lo so, quindi sto largo. Niente incidenti, e eppure non lo vedevamo, giusto Antimo? Non ci vedevamo, sono rimasto bello largo, niente incidenti. Allora ragazzi, fatta questa dimostrazione con Antimo, adesso vi faccio vedere come fare per installarlo, che è semplicissimo. Allora, andate a scaricare Simab dal sito ufficiale, d'accordo, e lo avviate e per la configurazione vi rimando a un video che già ho fatto nel passato, ve lo linko qua sotto oppure metto una scheda così lo ritrovate e vi ritrovate con questa schermata qui, d'accordo? A questo punto, quando avete scaricato l'overlay che vi ho dato, proprio che vi ho messo qui nei link, lo andate a scaricare in dash template qua dentro e si dovrebbe chiamare light, main limbo, main left, main tire, main right, una cosa del genere, più il radar che è questo qua, d'accordo? Quindi quello che è importante è che quello che c'è nella cartella che andate a scaricare la mettete qui dentro in dash template nella cartella dove è installato Simab e vi ritroverete gli available overlay. Quindi cosa facciamo? Facciamo new overlay, no scusatemi, facciamo new overlay layout, che io ne ho creati due, no? Fate add overlay, scegliete radar, che è questo qua, fate add. Io vi metto questo, ma potete mettere tutto quello che volete qui, anche i light, che sono le luci di accensione di quando c'è la partenza, però in questo caso non ci interessa, facciamo ok. E come vedete sta funzionando, perché c'è Antimo è accanto a me, giusto Antimo, dove sei? Sì, a fianco. A fianco.
D'accordo, e qui possiamo andare a ridurlo e metterlo dove ci pare. Io l'ho messo qua perché in un colpo d'occhio riesco a vedere dov'è, d'accordo? A questo punto facciamo save layout, gli mettiamo un nome, radar 3 per dire, così facciamo save e facciamo stop edit e questo qui lo andiamo a nascondere. Lo portiamo giù. Eccolo qua. E ci ritroviamo, vedete Antimo che è accanto a me. Eccolo qua, si è aggiornato in questo momento e funziona. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, non esitate a lasciare un commento, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo prestissimo. Da Fabris e Altimo è tutto, alla prossima, ciao! Ciao ciao!